Amici, benvenuti in campo. Finalmente riusciamo a vedere il nuovo T7 HD New Holland sfoggiare tutta la sua incredibile potenza. Mi trovo qui con Riccardo Pini. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Specialista prodotto New Holland, che ci parlerà delle principali, diciamo, migliorie e principali cambiamenti che ha portato New Holland alla nuova gamma T7 HD. Riccardo, in sintesi, in cosa cambia la macchina? Esteticamente non sembrerebbe intanto, però scommetto che dentro pulsano tante nuove novità. Allora, sulla macchina la principale novità apportata è sicuramente a vista d'occhio la nuova cabina, quindi la nuova cabina che si chiama Horizon Ultra, quindi derivata dalla precedente Horizon, ma è migliorata in tutti quelli che sono gli aspetti di spaziosità, quindi di silenziosità e di visibilità, quindi una cabina molto più spaziosa, specialmente nella parte posteriore e sui lati della macchina. Troviamo attorno alla cabina dei nuovi parafanghi molto bassi e più corti, quindi in grado di assicurare un'ottima visibilità, quindi tipica necessità di chi fa operazioni di questo tipo, quindi di aratura fuori solco, dove è necessario vedere gli attrezzi molto vicini alla macchina, è necessario vederli bene. Poi abbiamo una cabina che detiene il record come cabina più silenziosa sul mercato delle macchine agricole, e è una cosa che qualsiasi operatore sale a bordo di questa nuova macchina l'apprezza subito. Certo. E in operazioni dove la macchina viene messa sotto torchio, la cabina silenziosa è sempre una cosa molto apprezzata. Sappiamo che questa è una macchina destinata a lavorazioni dove è sempre messa sotto torchio, dove certo, è sempre molto impegnata, quindi come per esempio lavorazione terreno, pezzatura, big baler, insomma macchina sempre impegnata al 100%, quindi una cabina silenziosa. Ma guarda Riccardo, non solamente la cabina mi sembra più silenziosa, ma anche il cambio possibile? Sì, sul cambio sono state effettuate alcune migliorie a livello di superficie degli ingranaggi e della cassa, quindi del cambio. Quindi costruttive interne? Sì, esatto, sono lavorazioni che tendono a rendere gli ingranaggi più lisci, quindi molto più silenziosi, soggetti a meno attrito, quindi sicuramente anche più resistenti, soprattutto certo. molto appunto silenziosi, fluidi. Perfetto, a proposito di utilizzatori, io direi a questo punto, Riccardo, ti ringrazio. Andiamo con Tommaso in cabina per sentire appunto l'esperienza d'uso live. Grazie mille, prego. Bene amici, finalmente in cabina, mi trovo qui con Tommaso, trattorista. Ciao, ciao Tommaso, buongiorno. Siamo qui di lunedì mattina con noi a lavorare questi ettari. Ne hai lavorati tanti perché sei un trattorista di oltre 25 anni di esperienza. Sì. Dico bene oramai, anche sì, se non li dimostri. Grazie. Grazie al comfort dei trattori, dici, via. Anche. Allora, ci troviamo appunto con sul T7 HD. Tu comunque sì, hai esperienza di molti marchi perché guidi New Holland, guidi John Deere anche. Sì. Ti sarà capitato sicuramente di provare altre macchine degli amici, Fendt, un po' di tutto. Sì, Massey Ferguson, tutti. Massey Ferguson, un po' tutti i marchi, chiaramente. E oramai hai già fatto un ettaro abbondante. Cosa mi puoi dire come prime impressioni di questo nuovo T7 HD? Dunque, inizierei dicendo che la macchina è molto cambiata anche rispetto al vecchio T7, tra virgolette vecchio poi. Molto piazzata, stabile. E ha impressionato tantissimo l'evoluzione, secondo me, del cambio. Sì, ne parlavamo prima con Riccardo della New Holland. Sì, 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 il cambio è cambiato tantissimo, come così l'inversore, di una morbidezza e di una prontezza che mi ha sbalordito. Veramente non ti aspettavi? Non mi aspettavo assolutamente. E devo dire anche a livello di console, di comandi, ad oggi penso diciamo che questo sia un trattore molto intuitivo. Sì, perché nonostante possano impressionare tutti questi pulsanti, sì, diciamo tutta questa tecnologia, tutti questi trattori, che mi permetto di dire che quasi ogni 3-4 anni le console cambiano, si può dire, gli schermi. Comunque non è che ti sei dovuto mettere, vabbè, hai esperienza a studiare sul manuale. No, assolutamente. Ma chissà perderci quanto tempo, dico mi bene. Piace moltissimo, questo da far notare, sì, i comandi del sollevatore molto ergonomici, sembra un mouse, o no, tutti gli apparati, diciamo, per il poggia polso addirittura. Esatto. Sì, sì, comandi, sì, dei distributori configurabili, veramente una grande macchina. Perché per te ad esempio, che passi tante ore, si parla tanto di comfort, no? Uno può andare a dire ma no, non guardiamo il comfort, guardiamo invece i consumi, la potenza. Ma quanto è importante il comfort realmente per chi lavora anche 10 ore come te? Il comfort è una delle cose principali, perché le sollecitazioni anche
fisicamente sono comunque sono tanti, sì, in questo lavoro, sì. Non è che sei su una strada, su un'automobile, che magari è scontato. Se tu senti, adesso stiamo arando comunque in condizioni, non dico limite, ma no, 1600 giri la terra, comunque la terra è molto tenace, e quindi però non si sente, diciamo, praticamente niente. Il sedile è molto comodo, ma questo già fortunatamente New Holland ci aveva già abituato. Come comodità, come comfort, è un marchio che ci tiene tanto, devo dire, a questo. Sì, sì. Senti, Tommaso, per quanto riguarda l'accoppiamento quadrivomere Moro da circa 30 quintali, sì, trovi che sia una buona unione, diciamo, un buon connubio questo tipo di macchina con questi cavalli, con questo quadrivomere? È il suo? Diciamo che mi ha impressionato quando i proprietari mi hanno detto che questa Aratro Pie veniva attaccata ad un Challenger. Ah, con un Challenger, è vero, sì. Sinceramente, ecco, una macchina diversa. Una macchina totalmente diversa, però devo dire che mi ha impressionato ancora più questo trattore. Sì, specialmente, giustamente. Ecco, un Aratro, diciamo che anche nelle manovre, no, un cingolo magari sono totalmente diverse. Sì, manovre a fine campo. Questo non sicuro, anzi. Cioè, secondo me, al di là che con un Challenger avresti chiaramente il solito discorso che gira su se stesso, avresti delle manovre a fine campo, diciamo, più immediate, però secondo me c'ha dei consumi maggiori. Secondo me vedo meglio veramente con questa macchina gommata un Aratro simile rispetto a un, sì, a un Challenger. E poi vedo comunque che facciamo una bella profondità su una terra che, sì, i nostri amici a casa lo vedranno sicuramente, è piovuto qualche giorno fa, ha fatto 20 mm, però questo è un anno di una siccità tremenda. E poi vedo che, diciamo, i consumi rimangono. Eh già, un'idea dei consumi ce l'abbiamo già, cosa dice il monitor? Intorno ai 35-40 litri ora. Ok, che okay, secondo me è un ottimo traguardo per il tipo di lavoro. Ecco, bravo, e poi ecco, l'Aratro è regolato circa a portare via circa 2 metri di terra, di terreno. Ecco. Potremmo anche fare qualcosa di più, via. Sì, però dopo magari... Ma non ci proviamo, perché se scocciamo l'Aratro poi, bravo, giustamente il proprietario si arrabbia. Esatto, esatto. Dunque, secondo me, da quello che vedo nella nostra realtà... Sì, perché tanto la realtà è quella che conta, diciamo, quindi la zona ancora, diciamo, noi non siamo nemmeno pronti per la minima lavorazione, i nostri terreni non ce la permettono, secondo okay me. Quindi per me minima lavorazione è solamente una lavorazione superficiale, ma l'Aratro secondo me è insostituibile. Ad oggi, secondo me, sì, è un pensiero mio, però vedo che no, assolutamente tu le... danno, diciamo, ragione, mi danno ragione. Tu le vedi le differenze tra i terreni chiaramente fatti, sì, con minima, sì, lavorazione e, sì, aratura? Sì, 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 sì. Poi ripeto, dietro magari a un girasole posso capire, però dietro a un favino, sì, al limite, però come vedi, Filippo, abbiamo lavorato, no, logicamente, logico, con un preparatore ne avremmo lavorata molto, avremmo passata molto di più. Però secondo me il risultato non sarebbe, non è lo stesso. Il risultato in termini di resa, drenaggio del terreno anche. Sì, indubbiamente, indubbiamente. Secondo me l'aratura ad oggi, anche superficiale, perché magari le arature da 50 cm ormai sono un po' sorpassate, diciamo. Sì, quello ci può stare. Però ecco, io sono a favore dell'aratura ancora. Ho pubblicato recentemente un video di una trebbiatura, sempre su questa zona. Tu sei un pochino più a nord dell'Umbria, e ovviamente guidi tra le tantissime cose anche la Mietitrebbia. Sì. Quale? Una Laverda, noi abbiamo una Laverda, una 225 Rev. Ok, quanti ettari fai l'anno? Uff, tra grano e girasoli e mais faremo 150 ettari. Dai, come è andata? Condivido anche esperienze di altre parti della regione. Com'è andata la trebbiatura per te quest'anno? Ma la trebbiatura del grano, dico la verità, a vedere la pianta in sé per sé sembrava un anno top. Ah, addirittura. Mentre invece si è rilevato, diciamo, un anno medio-basso, perché comunque le rese massimo dietro culture importanti, massimo siamo arrivati a 70 quintali nelle nostre zone, ma la media è intorno ai 50 quintali ettaro di grano tenero. Un'ultima curiosità, la tua, visto che fai tante cose, la tua lavorazione preferita dov'è che ti trovi più a tuo agio? Questa, l'aratura. L'aratura sul trattore. La cosa che mi piace di più, perché l'aratura è una cosa di precisione e vedere in campo arato bene è una grande soddisfazione, almeno per me. È un piacere per gli occhi, diciamo. Sì, esatto, esatto. Ok, Tommaso, quindi prima di salutarci, diciamo una idea definitiva dopo
qualche ettaro di lavoro con il nuovo T7 HD, la cosa preferita? Cosa preferita di questo trattore è il cambio, secondo me. Ok, la variazione continua. La variazione continua molto evoluta e devo dire che ad oggi è uno dei trattori che mi ha dato più soddisfazione provare e guidare rispetto agli altri. E secondo me è un bel jolly. Un bel jolly di New Holland, un ottimo acquisto. Perfetto, va bene, ti lasciamo a finire questi ettari. Noi amici di casa ci vediamo alla prossima prova in campo, magari sempre con Tommaso. Ciao, grazie. Ciao.